Civitas Etruria ha aperto la porta. Bravo, Civitas Etruria ha aperto la porta oggi, ma la porta l'ha aperta 2 anni fa, lavorando concretamente nel territorio. Cioè il progetto Civitas, che oggi si concretizza in vista delle elezioni amministrative a sostegno della coalizione di centrodestra e del sindaco Alessandro Ghinelli, nasce non ora, ma nasce da un lavoro dell'associazione di 2 anni nel territorio. In questi 2 anni naturalmente abbiamo toccato quelle che sono le tematiche importanti che hanno a che fare con il nostro quotidiano, quindi abbiamo fatto delle iniziative che vanno dal mondo della scuola, delle iniziative che parlano di sanità, delle iniziative che parlano della questione di sicurezza, sempre partendo dalla parola d'ordine coinvolgimento di cittadini. Questo lo facciamo in uno spazio libero, in una lista civica che sta saldamente nel centrodestra, perché crediamo che lo scenario del centrodestra degli ultimi anni è uno scenario nuovo. Oltre ai partiti storici del centrodestra c'è un'apertura al civismo e quindi alle liste civiche. Io sono la presidente di Arezzo del movimento animalista, sono Sabina Biondi e sono anche presidente di LEIDA, Lega Italiana in difesa degli animali e dell'ambiente. Mi sono schierata in difesa degli animali contro le odiose piaghe del randagismo e dei canili lager, a combattere il bracconaggio e a promuovere la sostenibilità ambientale e oltretutto per gli anziani, perché se ne sente parlare tanto degli anziani, ma sono sempre molto soli e quindi ahimè hanno anche degli animali gli anziani, ma purtroppo non hanno la possibilità di mantenerli a livello di economico. E allora che cosa avete pensato per essere veloci? Noi abbiamo pensato di fare un bonus per tutti i pensionati che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro per sostenere tutte le spese veterinarie e tutte le spese per il cibo. Vecchia conoscenza per tutti gli sportivi tovaglieri, cosa ci fai ad Arezzo? Mi hanno coinvolto in questa sfida nuova ma nello stesso tempo affascinante e oggi sono venuto qui per salutare, per fare questa inaugurazione di questa lista. E questa sfida in questa città l'ho fatta anche soprattutto per i trascorsi miei da ragazzetto, perché avevo 19 anni, perché poi alla fine cresci come uomo, fai un percorso indietro, dici calciatore, poi nasci da qui, perché io ero al secondo anno da professionista, quindi avendo fatto 4 anni in questa città bella, dove mi sono trovato bene, ho fatto gol, la gente mi ha voluto bene, mi ha anche fischiato perché è giusto che sia così, però l'amore è stato un amore cristallino, quindi a distanza di anni ho ritrovato tanti amici e sono veramente fiero e onorato. E se posso dare un mio contributo nella mia esperienza a livello sportivo in questa città che ritengo bella, affascinante, ancora più bella adesso perché erano tanti anni che non venivo, lo faccio a 360 gradi e molto volentieri.